Il Consiglio della Metrocittà di Firenze e la Conferenza Metropolitana dei Sindaci del Territorio hanno approvato tutti i punti all'ordine del giorno, alcuni a maggioranza, altri all'unanimità. Le due assemblee sono state convocate dalla vice sindaca metropolitana Brenda Barnini, che ha illustrato il rendiconto della gestione del 2021. Il 2021 è stato per la città metropolitana di Firenze, come per tutti gli enti locali, sicuramente un anno difficile, ancora fortemente condizionato dalla pandemia e quindi dalla necessità di sostenere da un lato minori entrate correnti e dall'altro maggiori spese. Questo è stato reso possibile anche e soprattutto grazie al sostegno del fondo Covid creato dal governo e abbiamo quindi mantenuto l'equilibrio di bilancio. Questa è una condizione indispensabile per poter guardare con fiducia anche al futuro e approfittare fin da subito delle nuove opportunità di investimento e anche di rafforzamento del personale, perché finalmente anche per le città metropolitane dallo scorso 28 febbraio è stata sbloccata la possibilità di riprendere, diciamo, le assunzioni e abbiamo bisogno di rafforzare molto il comparto dei nostri uffici tecnici per riuscire a spendere, a investire ancora meglio le risorse, soprattutto sulle scuole e l'edilizia scolastica e sulle strade. L'atto è stato approvato a maggioranza con i voti contrari di Territori, Beni Comuni e del centrodestra. In conferenza metropolitana invece voto contrario del sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi. Abbiamo evidenziato un avanzo di amministrazione davvero consistente e l'analisi fatta dall'amministrazione solo positiva di questo dato non ci convince. Molti soldi in avanzo destinati agli investimenti significano investimenti non realizzati e da questo punto di vista abbiamo sottolineato la necessità di intervenire sfruttando tutte le capacità assunzionali che si sono liberate nel corso dell'anno 2021 per portare a termine questi importanti investimenti che spesso sono bloccati proprio da delle difficoltà nella progettazione e nel portarli avanti. Inoltre un altro appunto l'abbiamo fatto anche sulla capacità di riscossione che, come è tipico insomma, in un rendiconto di bilancio viene analizzata e quantificata. Se c'è una buona percentuale di riscossione per quanto riguarda le entrate tributarie, lo stesso non si può dire per quanto riguarda le entrate accertate per delle sanzioni. Si tratta di una questione di equità, ma anche di una questione, di risorse da liberare. Noi abbiamo chiaramente espresso la nostra posizione, che è una posizione critica rispetto, diciamo così, alle risultanze. Risultanze positive da un punto di vista formale, perché fortunatamente questo ente continua a essere un ente che conclude l'anno finanziario con degli avanzi di bilancio. E questo sicuramente è importante e in un momento come quello che noi abbiamo appena trascorso dell'anno scorso, sicuramente è un fattore positivo. Però un avanzo di amministrazione libero di 49 milioni di euro, complessivo di 153, significa che tantissime risorse non vengono spese e tantissime risorse che dovrebbero essere messe a disposizione dei cittadini in finanziamenti, modalità di investimenti, infrastrutture e costruzione di nuove scuole ancora rimangono nel cassetto. E questo è un qualcosa di inaccettabile per un ente che si vuole definire davvero efficace ed efficiente. Approvate all'unanimità alcune modifiche al regolamento del Consiglio metropolitano, unanimità anche per il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, per il programma Horizon Europe e per l'accordo per un intervento di adeguamento e messa in sicurezza della strada regionale toscana 436 Francesca in località San Pierino, nel comune di Fucecchio, con annessa realizzazione di una pista ciclopedonale.